Oggi l'antico gelato di Prato. Il gelato sul telaio. Oggi siamo a Prato, lo si capisce dall'inconfondibile suono dei telai che lavorano giorno e notte. Ma siccome c'è un po' di crisi, il tessile è un po' in crisi, allora perché no? Perché non sbarrimettere il vecchio telaio e aprire una gelateria? La gelateria a cardatura. Gelato a cardato, gelato cardato, adatto per l'inverno. Gusto pecora, lana. Ah, che bellezza, ragazzi. L'olio del macchinario va unto, perché sennò si inceppa e si ingrippa ogni tanto, gli va da una, questo che è il famoso gelato cardato di Montemurdo. Ah, quel guanto, si va a prendere il nostro gusto, vedete, allora, arancia, menta, questo sarà stracciatella, quello grigio in mezzo non lo so, e infine panna, fior di latte per i bambini, il classico. E vai, te come lo vuoi, che ci vuoi, a quanti gusti? Loro li usano al posto delle hoppe, delle dehoni, e li usano, come si chiama, le rocchette per mettere il filo, come si chiamavano, ecco. Poi vedete, questo cliente ha scelto il gusto arancio. Il gusto arancia perché gli è un gusto che disinfetta, gli fa buono anche una bella strizzata d'arancio, gli levi il batterio, disinfetta, diciamo, gli fa buono. Andiamo a vedere la procedura, eh. Non lo copiate, perché io so che qualcuno ha già detto, va, quasi casi lo rifo anch'io. Vedi, l'ananas. Gli hanno inventiva, eh. Ma dai, c'ha la fila. E fanno anche lo yogurt con le mucche di vernio. Notare le norme di sicurezza, vedete il quadro della corrente lì appoggiato accanto all'acqua. Ma va bene, ma è tutta a norma, eh. C'è stato proprio, non l'hai visto. No, poganzo, il guanto per tenere il coso e il bicchiere da dare al cliente senza guanti. E vai. Oh, bada la bello, ragazzi. Quella vaschetta c'è rimasto. Che c'è? La lettiera di gatto. Gli erano le lettiere di gatto, dice, gli avanzavano. Portiamo, recuperiamo anche quelli lì. Una bella strizzata, disinfetta. Si è detto prima, disinfetta. E via. Bada la, che bellezza. Questo da 2 euro, eh. Bada la coppetta. Madonna, è spettacolo. Ti ghiacci il capo, mangialo piano, eh. No, sei chiamato per un casino. Lui gli ha preso tutto l'ananas, mi sa. Oh, a chi lo dà? Ah, al cliente che lo va a mangiare. Che va? Che vuole con le mani? Sta fermo giù. Ah, lo mangiano un 3. Un po' da canzo. E sa gli hanno delle lesine di nulla. E sa come gli hanno tirchio. Sono gelato un 3. O piglia 3 coppetti da Monero, no, bischiro. Quella bocca e l'altro. Poi gli infila il cucchiaino dentro, le mette in bocca. E via. E vai. Sì, che ti fanno il vaccino. E fanno il vaccino. Vada, il trespolo gli ha inventato, ragazzi. Che trespolo che gli hanno un vento.